Beh, le aziende italiane, le grandi aziende italiane si sono parlate molto per fare questa proposta, no? Quindi è importante che noi ci siamo parlati in una cosa che, se volete, non è business oriented, ma è veramente orientata allo sviluppo di un ruolo centrale dell'Italia in una zona così importante come il Mediterraneo da un lato, l'Africa del Nord e la parte est, il cancello est, diciamo. Quindi questo già è un metodo. Seconda parte del metodo è di fare delle proposte che siano costruttive, che migliorino un territorio. E io ribadisco, l'Italia è percepita come un paese tollerante, non aggressivo, con tanta cultura, tante competenze. Non è un paese ricco che mette soldi, compra tutto e poi è tutto suo, che io è quello che definisco l'atteggiamento un po' predatorio, no? E credo che questo sia percepito in tutto il mondo, ma in particolare dagli africani, perché poi parlando con molti di loro, diciamo, quello che veniva detto come sottotitolo è: beh, saremo contenti di farlo con voi perché ci sentiamo un po' più, come dire, sicuri. E questo, anche questa è una questione di metodo. Ci vorranno anni, è una roba che va costruita, non è che abbiamo un manuale in cui c'è scritto come si fa. Però mi sembra che la nostra cultura, sia come azienda che come paese, vada in questa direzione, e quindi faremo gli italiani nel senso alto del termine.